Ora vediamo la tripla fenditura. Ha le stesse identiche dimensioni della doppia fenditura precedente, cioè la fenditura numero 6. E queste dimensioni sono un decimo di millimetro la distanza fra i centri delle due fenditure e la metà, un ventesimo di millimetro, la larghezza di ciascuna fenditura. La differenza fra la doppia e la tripla fenditura è soltanto che adesso di fenditure identiche ce ne sono 3. E il profilo luminoso cambia da così a così. Vediamo quali sono i criteri per modificare, cioè per capire come si modifica il profilo luminoso. In questa figura multipla ho riportato sovrapposti il profilo luminoso della fenditura doppia, numero 6, e quello della fenditura tripla, numero 7. Si vede che la fenditura tripla genera più massimi e più minimi rispetto a quella doppia. La fenditura doppia aveva i massimi distanziati ogni 3,6 cm. Quindi ponendo per semplicità lo 0 al centro abbiamo 0, 3,6, meno 3,6, 7,2 come è scritto anche qua, meno 7,2 e così via. E i minimi di diffrazione di Fraunhofer erano distanziati il doppio, infatti le due fenditure hanno una larghezza ciascuna che è di primo la metà rispetto alla distanza che le separa, che separa i loro centri. Di primo era la metà di D, quindi giustamente i minimi di Fraunhofer sono ogni 7,2 cm, come questo, il primo minimo laterale, o il secondo minimo laterale a meno 14,4 e più 14,4. Il profilo della fenditura 6, cioè la fenditura doppia, è questo, colorato di nero. Questo qua. Infatti si riconoscono i massimi di Young, eccoli. Qui si vede il massimo di Young che è stato soppresso dal minimo di Fraunhofer, è lo stesso di qua, e il profilo di Fraunhofer è questo qua più alto, che va a modulare i massimi di Young. Quindi questo nero è il profilo della doppia fenditura. Il profilo della tripla fenditura invece è questo di colore rosso, che presenta un massimo qui e un massimo qua, intermedio, eccolo, questi due massimi, dove prima invece non c'erano. E la stessa cosa accade qua dove ci sono due massimi aggiuntivi dove prima non c'erano. Il criterio da seguire per costruire la figura della tripla fenditura a partire dalla figura della doppia fenditura è di considerare i due massimi di Young vicini, per esempio n uguale 0 e n uguale 1, dividere la loro distanza che è di 3,6 cm in tre parti uguali, da 1,2 cm l'uno, e di posizionare ogni 1,2 cm dei minimi aggiuntivi, cioè questo minimo che è questo e quest'altro minimo che corrisponde a questo. Nella figura sotto sono riportati questi due minimi aggiuntivi distanziati di 1,2 cm. Tra questi due minimi si forma un massimo che è questo qua, cioè questo. La stessa cosa va fatta a sinistra tra questi due massimi di Young. Si dividono questi 3,6 cm in tre parti e ogni 1,2 cm si mette un minimo aggiuntivo, questi due, che sono questi, cioè questi. In mezzo si forma un massimo in più. Poi la stessa cosa va fatta tra questi altri due massimi di Young, questo che sta a meno 3,6 e quello che sta a meno 7,2 cm, anche se non si vede perché è soppresso da Fraunhofer. Quindi di nuovo si dividono questi 3,6 cm in tre parti da 1,2 e si mettono due minimi, ogni 1,2, eccoli qua, questo e questo. E così via, si ripete questo procedimento per tutto il profilo luminoso. Si può dimostrare infatti che è questo che viene fuori con tre fenditure. Vediamo infatti che alla fine di questa costruzione il profilo dei massimi e dei minimi luminosi è identico a quello ottenuto sperimentalmente. Basta confrontare questa immagine sperimentale con questa immagine disegnata. La stessa cosa è spiegata anche qui, si può dimostrare che il pattern si ricava da quello della double slit con stessi valori D e D', cioè la precedente fenditura numero 6, dividendo la distanza fra due massimi vicini di Young, 3,6 cm in tre parti da 1,2 cm, e inserendo un minimo di luce ogni 1,2 cm. Naturalmente a questo pattern di Young ideale di tripla fenditura si sovrappone il pattern di Fraunhofer, come abbiamo visto, con i minimi distanziati del doppio di 7,2 cm. Così alla fine viene fuori la situazione che abbiamo appena visto.